Allora, arrivati a questo punto, se c'è qualcuno tra il pubblico che vuole rivolgere qualche domanda a qualcuno dei relatori. C'è la professoressa che stava sempre scrivendo, è dell'Università di Roma ed è molto brava. Sì, quindi se c'è qualche domanda. È parecchio che non ci si vede. Però non osa. Le domande sarebbero tante, sono un po' schiacciata dalla lentezza di questa relazione. Si scrive ultimamente alcuni libri dedicati alla filosofia taoista, pensando anche al Tao della fisica, che da cui vengono le radici filosofiche del relativismo. Le domande sarebbero tante, molte, devo dire semplicemente come la mia soddisfazione per aver ascoltato queste relazioni ad altissimo livello, che spero saranno poi riunite in un volume, perché questo lavoro non va disperso. Perfetto. E una soddisfazione che poi personalmente viene anche dal fatto che da alcuni anni parlo delle origini filosofiche del taoismo in rapporto soprattutto alla Cina. Quindi queste aperture che mi sono state date proprio nell'ambito del pensiero relativista mi sono di conferma a certe intuizioni mie sulla importanza della filosofia anche taoista nella riflessione germanica, la filosofia tedesca che era in modo particolare recepita. C'è un libro importantissimo, Il Tao di Nietzsche, dove si mette in relazione il taoismo con la filosofia nicciana e lì si trovano le radici del relativismo nicciano, no? Quindi tutte queste idee, questi fermenti mi hanno confermato in certe ricerche che ho portato avanti in tutti questi anni e che potrebbero essere poi l'argomento del prossimo seminario. Grazie a tutti per queste bellissime parole, questi fermenti, questi stimoli straordinari. C'è qualche domanda? A chi? Allora, io sono un insegnante di matematica in pensione che da sempre ama Pirandello, 16 anni l'ho letto tutto, quindi, De Finetti lo ha insegnato. Insegnato la probabilità di una ragionieri, quindi probabilità statistica. Quindi, diciamo che mi sono sentita parte anche perché con l'arte sono collegata, lo sa bene lei, perché sono parecchi anni che a Poesia Frascati faccio parte del gruppo che addestra i ragazzi a leggere le poesie. Quindi matematica e poesia, finalmente li vedo insieme, insomma, arte e scienza, perché mi risulta che da queste parti la gente mi guarda e dice tu sei quella che fa matematica e poesia, come se fosse una cosa stranissima. Invece ricordo che non abbiamo cominciato adesso, nel 700 qui al Tuscolo scavava un certo Boscovich, che è noto come astronomo perché ha fondato Brera, ma che scriveva le poesie, tanto che era membro dell'Arcadia, era membro importante dell'Arcadia e scriveva poesie in latino, d'accordo, però insomma non che sia stato un grande poeta, però scriveva poesie. Quindi il legame tra arte e scienza non lo inventiamo noi, quindi non è una novità l'incontro tra arte e scienza, direi che la personalità umana è fatta dei due aspetti e non si possono scindere secondo me. Non so se siete d'accordo, la domanda potrebbe essere posta alla fine del matematico. Posso dire altro che sono completamente d'accordo, ovviamente, con quanto lei ha detto.
Ci sono domande, altre domande? Prego. Buonasera, sono Fabio, un allievo di De Finetti e un ammiratore di Pirandello. E così mi veniva un attimo di fare un po' l'avvocato del diavolo, in questa platea relativista, portare un po' il punto di vista dei nostri avversari maggiori, quelli che stanno in Vaticano naturalmente. La domanda è un po' rivolta a chi vuole rispondere, tra i relatori presenti, così. In sostanza loro ci dicono, ecco, col vostro relativismo voi distruggete ogni verità oggettiva e quindi date libero sfogo alla lotta dell'uomo contro l'uomo, perché in sostanza autorizzate tutto, no? Questo è il punto, perché nessun punto di vista è superiore agli altri. Ecco, come rispondiamo noi a una simile obiezione? Questo è il punto che io ho ancora difficoltà, non che io abbia il che minimo dubbio che le tesi nostre sono quelle valide, evidentemente. Come costruiamo una risposta, cioè come costruiamo il mondo condiviso in realtà? Ecco, chi ha voglia e tempo di dirmi qualcosa su questo lo ringrazio molto, grazie tante. Ma io volevo dire soltanto una cosa, a modo di esempio. Da bambino ho letto Pinocchio di Collodi e ho imparato che se ero buono diventavo uomo, insomma. Voglio dire che non tutte le cose che non sono unilateralmente dirette, c'è pure qualche cosa di buono anche nella fantasia, no? Perché l'uomo sì, ha bisogno di credere, ma anche bisogna, penso, di avere una fantasia, penso, no? Perché Pinocchio era una bella fantasia per noi bambini, insomma, non credo che ci portasse a fare cose cattive. Mi sembra che abbia detto che al di fuori dell'assoluto ci stiano qualche cosa di cattivo. E ci stanno scrittori come Collodi che, scrivendo Pinocchio, non ha scritto niente di cattivo, insomma, non so, può darsi che stia dicendo sciocchezze, non lo so se voi siete d'accordo, insomma. Posso parlare della risposta alla domanda? La troviamo nella storia. Non mi sembra che siano state fatte stragi in nome dell'Inquisizione, di altro, da relativisti, mentre invece chi ha sempre assunto l'assoluto come guida cieca le cose ha fatto stragi a quel posto. Quindi la risposta si viene dalla conoscenza della storia, quindi queste persone dovrebbero avere il buon senso, l'unità, perlomeno di stare zitti. L'assolutismo in qualunque forma, soprattutto nelle varie regioni, ha creato guerre, discordie e stragi e stermini. Il relativismo non mi sembra che finora abbia mai fatto nessuna critica. Poi chi volesse trovare altre spiegazioni più può leggere Giorello, che si è espresso egregiamente su questi temi, quindi vi invito a leggere le opere di Giorello. Nel modo poi il relativismo non significa, come ci vogliono far credere, un disordine selvaggio. Innanzitutto il relativismo ha come suo ombrello la tolleranza, che non significa il sopportare, ma significa il rispettare ciò che è diverso da sé. Quindi queste persone che credono ancora nell'assolutismo come il faro di un'etica, di una morale, farebbero bene
a cambiare completamente rotta e a studiare soprattutto la storia. Come forse ho provocato io anche questa domanda, vorrei aggiungere proprio questo fatto da matematico, cioè quello che diceva Luca Nicotra, che è fondamentale. Direi che il relativismo è condizione necessaria per la tolleranza, può non essere sufficiente, ma è assolutamente necessario. Non ci può essere tolleranza se non c'è relativismo. E d'altra parte, sempre facendo riflettendo su quello che è accaduto nella storia della matematica, fino alle geometrie non euclidee, appunto, esisteva un'unica geometria e quell'unica geometria era vista come geometria della natura ed era assunta anche come spiegazione in ambito religioso, quella è euclidea, no? Ora, con la caduta, diciamo così, di quell'unica geometria non è successo fondamentalmente assolutamente nulla, non è cambiato per l'uomo, se non, anzi, aver aperto ovviamente di più prospettive, la mente, eccetera. Quindi il fatto che l'uomo ricerchi continuamente è solo una garanzia perché possa sopravvivere a qualunque forma, e non succederà nulla. Mi verrebbe da pensare che ci sarà un altro Poincaré fra un po' di tempo che dirà che non solo c'è la geometria quella più conveniente, ma che c'è la religione più conveniente. Ma siamo stati colleghi di università. Ma io dicevo ingegnere, tu facevi Piazza Pienza. Sì. Più lontano. Allora, diciamo che io mi sento molto ignorante, mi sono molto emozionato per alcune cose che ho sentito, sono molto soddisfatto di essere capitato per caso qui. Volevo solo due chiarimenti. Un chiarimento è, prima mi sembra che quello che ha fatto la domanda due o tre domande fa, ha domandato l'altra parte, che è il Vaticano, intendiamo. Allora ecco, io vorrei sapere da quel signore se lui intende Vaticano o intende Cristo. Queste sono due cose, una differenza per me molto importante. Sì, ho capito, però questo, qui siamo tutti quanti, sappiamo, diciamo così, che cosa ci dice il Vangelo. No, il Vangelo ci dice che dobbiamo essere candidi come le colombe e prudenti come il serpente, no? E allora, siccome in questo momento mi sento un po' prudente, domando, siamo sicuri, diciamo Vaticano, noi intendiamo Cristo? Cioè, questa è solo una precisazione. Siccome in questo momento io faccio il prudente come il serpente e quindi sbaglio, sono contento di essermi sbagliato. Questa è la prima cosa. L'altra cosa che volevo dire è questa: se noi intendiamo che Cristo è assoluto, allora io sono un assolutista, perché per me più relativista di Cristo non c'è. È venuto sulla terra per stare con le prostitute e con i cosi. Io sono, Cristo è venuto per i peccatori, no? Quindi io da questo punto di vista non vedo niente di assolutista, è venuto per me, è venuto forse per qualcun altro di voi, ma lì ci fermiamo. Quindi io volevo sostanzialmente fare una piccola precisazione. Mi è piaciuto molto, ho apprezzato molto il concetto di relativismo, il concetto di associazione. Sono le cose che emozionano anche, no? Cioè si sentono delle frasi, degli accostamenti, dei paragoni che emozionano. Poi però la prudenza del serpente che è in me dice attenzione a non voler con questo e con queste emozioni eccetera voler poi forzare la realtà e andare a voler dare delle cose di significati che non hanno. Io, se voi dite, cioè se chiunque, non voi, noi che facciamo voi e noi questo e quell'altro, fa ridere questo, no? La tolleranza è proprio la tolleranza, più tolleranza di Cristo. Cristo è venuto a dire sono venuto per i peccatori, non per i buoni, non per quelli giusti, più tolleranza di questo.
non c'è. Quindi se diciamo così, però chi ritiene che Cristo sia non relativista ma non assolutista, bene, se è così io sono assolutista. Però non credo che sia un coso, che sia. Carissima, come stai? E poi anche qui non ci scrive. Allora, io volevo ringraziare molto per questa bellissima manifestazione, per questo così approfondito trattare questi argomenti pirandelliani. Io sono anche io, sono cugina di Pierluigi, sono pronipote di Pirandello, perché la mia nonna materna era la sorella maggiore di Luigi Pirandello. Ecco, allora io volevo dire questo, oltre a ringraziare veramente per questa manifestazione, volevo dire Pirandello è veramente un genio poliedrico, si è occupato di tutto, è riuscito, scusate l'emozione, ad approfondire veramente un po' tutti i campi dello scibile umano, per cui lui si è occupato di musica, lui si è occupato di pittura. Pensate che era mia nonna quella che dipingeva in famiglia, c'aveva 2 anni più di Luigi, e Luigi si era messo a dipingere, lei prendeva lezioni di pittura, e Luigi si era messo a dipingere perché naturalmente anche questa era una cosa che gli piaceva, che gli interessava. E pensate che questa passione di Luigi, il quale mi pare che proprio nel 1936 Pierluigi, l'ultimo quadro che ha fatto ad Anticoli Corrado, ha dipinto 2 ragazzini e uno eri tu, no? O no? Certo. Ecco. E quindi poi ha trasmesso questa passione per la pittura al figlio Fausto, di cui abbiamo qui il figlio Pierluigi, e Fausto è diventato un pittore famosissimo. Allora Pirandello diceva che forse quando sarebbe diventato troppo vecchio per continuare a scrivere, questo è un assurdo, si sarebbe voluto dedicare alla pittura. È vero, Pierluigi ha scritto anche questo. Voglio dire, era veramente un genio straordinario, poliedrico, si occupava di tutto. Io sono un insegnante di geografia, pensate un po', sono andata a pescare dappertutto le notazioni geografiche non superficiali, che denotavano una conoscenza ben approfondita della materia, e le ho trovate in tutte le sue opere. E allora volevo dire questo, chissà se qualche altra manifestazione che voi vogliate fare non vorrà, continuando su questa meravigliosa strada che avete preso, occuparsi anche di questi altri settori, di questi altri argomenti delle passioni pirandelliane. Grazie, arrivederci. Direi questo però, che anche il fratello di Vechirico, come si chiamava? Savinio ha dipinto, ha scritto, ha musicato, è stato bravissimo. Bisognerebbe parlare anche di Savinio allora, insomma, non sempre di Pirandello, come la gente poi si stupa. Poi Ugo Betti, che è stato magistrato e scrittore, corruzione a palazzo di giustizia, eccetera eccetera, anche l'ingegnere che ha scritto il fattaccio di via Merulana, cioè di persone che hanno avuto più
più frecce nel proprio arco ce ne stanno tante, mica solo Pirandello, insomma. Ecco, solo questo volevo dire. Quindi io proporrei la prossima volta di fare Savigno. Io la domanda alla parola, non me ne riesco, ma dopo, io volevo fare un commento sugli assolutisti, volevo parlare di assolutisti e non di Cristo, c'era un assolutista, ma non gli è venuta molto bene, perché se Gesù è Dio così buono, l'ha mandato a morire per redimerci, per redimere il mondo, mi pare che non c'è riuscito, perché guardiamo intorno com'è il mondo, purtroppo lui ha fatto, ce l'ha messa tutta, dico, però è venuto male, perché il mondo di giocare intorno è uno sfacelo, guerre, pestilenze, malattie, gente che, quindi facciamo perdere il vinto, parliamo degli assolutisti. Perché la domanda la faccio a Maria Di Fresco? Perché c'è uno degli assolutisti che quasi ogni giorno ci dice qualche banalità, no? Qualche banalità, e purtroppo queste banalità i telegiornali ne fanno titolo, ci fanno un primo titolo. La sua Maria Di Fresco, sentito che è della RAI, non potrebbe far nulla lui per impedire che un telegiornale comincia dicendo Benedetto XVI ha detto non lavorate durante le ferie perché se no c'è meno tempo per pregare. Ora questa frase è rispettabile, vuol dire quello che vuole, ma mi sembra che sia una notizia. E qualora fosse una notizia mi sembra che sia da telegiornale, e qualora fosse da telegiornale mi sembra che sia da titolo, e qualora fosse da titolo mi sembra che sia da primo titolo. Il primo titolo del telegiornale era questo, Benedetto XVI ha detto non lavorare durante il feste perché c'è meno tempo per pregare. Un'altra volta ha detto, quando andate in Germania, mi sento a casa mia, anche questo era un titolo della scuola di Federico, mi sento a casa mia. Facciamo il caso su questo. Scusate, posso vino e caramelle, capisco che gli argomenti che sono stati trattati questa sera sono stati talmente interessanti e profondi, hanno penetrato l'animo e l'intelligenza di ognuno di noi, per cui il rimbalzo culturale che c'è denota che gli argomenti hanno colpito all'interno, però non credo che sia questo il caso di stare a parlare di tolleranza, intolleranza, religione o di come opera il telegiornale, perché non è la sede. Se vogliamo parlare di arte e di scienza, noi apriamo un dibattito nella sala e andiamo avanti anche per ore, ma se dobbiamo parlare di altre cose ci incontriamo in un luogo con un'argomentazione predisposta per l'occasione. Quindi, va bene, infatti non doveva essere citato in questo, e almeno in quel modo. No, non alimentiamo la discussione. E tu fai una domanda. Ho capito che domanda vuoi fare tu. Non c'è bisogno di aiutarli. Il signore che prima ci chiedeva Luca. Non ti posso togliere neanche il microfono, Luca. No, senti Luca, così facciamo andare via tutti, visto che la giornata non è conclusa. Scusate, un attimo di calma. Luca. Non vi arrabbiate, vogliamoci bene. Stai mandando via tutti, non è finita la giornata, scusa Luca. Io avrei voluto chiamare De Carolis, il sindaco di Montecompatri, o l'assessore della cultura che non vedo, scusate, per fare un intervento in merito a questa discussione che si è accesa, in merito al pomeriggio, alla giornata che abbiamo organizzato.
organizzato. Il signore qua che aveva chiesto al sacco di fatti, io se, se la domanda, se la, la domanda è in merito, alla discussione accesa, non l'accetto. Assolutamente. Io vorrei riportare proprio l'argomento sul tema che mi ha interessato, il rapporto tra scienza e percezione della realtà, così se vi pare. Io ho avuto un caso fortunato di aver conosciuto l'opera di Pirandello perché sono stato a scuola del compianto Antonio, tuo fratello, fino al terzo liceo. Alle medie mi sono appassionato, avendo conosciuto il nipote, dell'opera di Pirandello e ho avuto già la sensazione della validità della, dell'esercizio della logica, al punto tale che ho scelto poi di fare studi giuridici. Purtroppo devo dire che spesso nell'ordinamento giuridico la logica sta fuori ed ecco perché si vivono certe situazioni. Ma in tema proprio di rapporto tra scienza e percezione della realtà, quando ho saputo che c'è stato il famoso caso Brunelli-Cannella, si disse che quello poteva essere l'emblema del, perché le due famiglie, ognuno riconosceva l'identità di questo senza memoria e fu diciamo qualche cosa che nella realtà corroborava un po' la fantasia pirandelliana. Poi dopo io mi sono avvalso anche di questo e mi è stato obiettato, ma se ci fosse stato il DNA si sarebbe già saputo se Brunelli era, Brunella era lui oppure no. E io ho dedotto che questo può essere qualche cosa di positivo, però nulla toglie in quella che può essere la percezione della realtà di un rapporto che ci può stare soggettivo, per cui si potrebbe anche pensare che di fronte anche a un'affermazione positiva può sempre valere la soggettività di dire sì, voi mi dite che questo non è Brunella, però io nella mia soggettività l'ho sempre considerato mio padre oppure essere il figlio, e di conseguenza potrebbe essere la composizione tra il positivismo che ti darebbe la prova che la realtà è quella a prescindere dalla soggettività, e invece quello che può essere la prevalenza della soggettività di fronte alla quale ti devi arrendere, perché se quello sente che una cosa è quella che lui sente, non puoi negare, seguendo proprio la teoria di Pirandello, che ci sia una prevalenza del sentire rispetto a quella che è una realtà che, alla quale ti dovrebbe anche far credito, insomma. Grazie. Vorrei sapere questo rapporto. Io credo che anche se non completamente le relazioni che sono state fatte oggi pomeriggio hanno dato una risposta, una interpretazione al discorso che lei ha fatto. Forse non l'hanno data in maniera molto approfondita, però ci vorrebbero 10 incontri del genere per poter sviluppare e rispondere in maniera esauriente con una verità che poi abbiamo detto che non esiste, perché la verità è soggettiva, alla sua domanda. Certo, esistono 6 miliardi di verità, dove la verità si intende come interferenza fra la propria soggettività e il mondo che ci circonda, quindi e su quello non si può discutere, chiaramente. Io sono arrivato all'ultima casa. Allora, scusate, un attimo di attenzione, che presentiamo lo spettacolo al quale assisterete fra qualche attimo nell'altra sala. Dopo il successo di Suite Napoletana, spettacolo di poesie e canzone tutti in napoletano, lo spettacolo di quest'anno dell'Associazione Culturale Ulisse parte alla volta della Sicilia pirandelliana. Su un'immaginaria nave in viaggio da Napoli verso la Sicilia, il regista, il capo animatore dello staff, cerca tra i passeggeri degli artisti per lo spettacolo su Pirandello e trova così aspiranti cantanti, ballerini, musicisti, attori che propongono i loro pezzi. Sentiremo 16 artisti che si cimentano in brani napoletani, romaneschi, italiani, inglesi e latini. Artisti che pur non essendo professionisti non hanno nulla da invidiare a quelli noti al grande pubblico. Questo spettacolo di teatro integrato, cui partecipano quindi anche alcune persone con abilità diverse, è il risultato di un lavoro che ha come scopo primario l'integrazione, il lavorare fianco a fianco per il raggiungimento di uno scopo comune, ed è tutto da godere.
L'Associazione Culturale Ulisse presenta Ulisse nella Sicilia di Pirandello, ovvero un viaggio nel mare della musica spinti dal vento delle parole. Regia e testi scelti da Egidio Manna, Mario Albanesi e Teresa Polimei. Arrangiamenti musicali di Mario Albanesi, direzione artistica di Egidio Manna. Vi saluto e buon